proposito di contrasti, il tuo film è sicuramente un film di contrasti, usa una situazione drammatica che porta alla risata e una situazione comica che invece ha degli aspetti anche drammatici, spinge più alla lacrima quasi. Ma penso che poi l'ironia sia quello, cioè l'ironia sia la testimonianza, come dire, credo che sia la cifra che meglio testimonia il disagio, il rapporto che c'è tra l'uomo e il mondo, per cui tra l'uomo e la natura c'è l'ironia, insomma, lo stare al mondo è grottesco spesso. Il fatto che la gente appunto si danni per cose assurde, pur sapendo che arriva giorno comunità. Il rapporto tra l'uomo e la vita è anzitutto ironico. Quindi poi privare un film di ironia è insensato. E spesso è nei contrasti che l'ironia esplode al meglio. Perché è stato lungo il lavoro di scrittura dei predatori? Ma relativamente, la prima versione credo che la scrissi in un paio di mesi, forse 3-4 mesi, e la scrissi con l'idea di farla l'estate dopo, però appunto le cose poi in realtà si rivelarono un po' più complicate di quanto credevo, e il film l'ho fatto 4 anni dopo rispetto a quando l'ho scritto, in quei 4 anni ci ho messo mano. Quindi poi è un copione che nel corso del tempo è stato limato, alleggerito, e in alcuni passaggi ho anche aggiunto magari dei monologhi o delle scene, ma è stato anzitutto un lavoro di scrematura quello che ho fatto negli anni, da quando l'ho scritto a quando l'ho girato. E poi sul set sei stato un regista molto fedele al copione, alla sceneggiatura, o ci sono stati momenti anche di creatività, come dire, che è nata sul set? No, assolutamente, per me è fondamentale che gli attori siano naturali e che quindi trovino anche una libertà dal testo, senza però uscire dal personaggio. Quindi il lavoro è stato fatto soprattutto nel trovare il personaggio e poi appunto una volta che il personaggio c'era, l'idea e la speranza era quella appunto di farlo anche improvvisare. Senza che uscisse dalla storia, senza che uscisse dalla psicologia del personaggio. E ho avuto la fortuna di lavorare con attori che avevano questa utilità. Attore parte popolizio e non particolarmente popolare, però tutti azzeccatissimi secondo me nel ruolo, e in alcuni penso a Montanarini, penso a Cassini, quindi erano forse una possibilità in più che non avevano avuto nella loro carriera, almeno fino a questo momento. Ah, sì. Poi sia Montanini che Cassini sono due comici, cioè Cassini fa spettacoli comici e Montanini è il padre della stand-up comedy, quindi hanno questa caratteristica in comune. Io, come ho detto più volte, mi trovo molto bene con i comici, perché sono persone che per mestiere sono costrette a sacrificare se stesse. Altrimenti non farebbero ridere. E quindi sono anche abituati a guardare in faccia la propria umiliazione nelle volte in cui appunto l'hanno subita. Il sentimento dell'umiliazione è fondamentale per recitare bene. Penso alla scena di Cassini nell'attacco, che più la riguardo, più la trovo appunto potente, dove appunto è struggente. E Montanini per me è il personaggio più riuscito del film, quindi è Senti, anche la spina dorsale del film da qualche parte. è vero che tuo padre avrebbe voluto partecipare al tuo film e tu te l'hai tenuto a distanza. Sì, ho detto, ma che mi vuoi rovinare? No, ma sì, lui voleva, ci ha provato perché dovesse fare mio padre, ma
a proporsi, però non aveva alcun senso, anche perché poi appunto dicevo, sono scritto a 23 anni, ho girato 4 anni dopo, perché per la possibilità di essere era contato perché c'era le palle, invece così mi è stato. Però poi devo dire che era molto felice il polizio di essere padre, anzi l'ho detto anche, se lo faccio io, lui può farlo a lui, in effetti.